vai. Benvenuti a questo nuovo appuntamento del Centro di Cultura Ebraica e della libreria Kiryat Sefer, dedicato alla figura di Claretta Petacci, l'amante di Mussolini, che con lui condivise anche la morte. Fu infatti fucilata insieme a Mussolini e i loro corpi esposti a Piazzale Loreto. La Petacci è passata alla storia come una vittima innocente che sacrificò la sua vita per seguire il suo uomo, un'ingenua ragazza morta per amore. Ma il libro di Mirella Serri, Claretta l'Hitleriana, storia della donna che non morì per amore di Mussolini, ci restituisce un ritratto di Claretta Petacci completamente diverso. Quello di una donna ambiziosa, opportunista, calcolatrice, una donna sostenitrice del fascismo, una spia al servizio di Hitler, una donna che insieme al fratello sfruttò perfino le leggi razziali per ricattare e ricevere soldi dagli ebrei. A parlarne oggi abbiamo con noi Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, Claudio Vercelli, docente di storia dell'ebraismo e docente di storia dell'Europa contemporanea, Mirella Serri, scrittrice e docente di letteratura e giornalismo, Ruben Della Rocca, vicepresidente della Comunità Ebraica di Roma, che ringrazio moltissimo, ringrazio tutti i relatori per la loro disponibilità. E saluto la nostra assessora Giordana Moscati per la costante collaborazione e attenzione al nostro lavoro. E aprirei con il saluto di Ruth Dureghello. Prego, Ruth. Buonasera a tutti, buonasera Miriam e grazie al Centro di Cultura per questa presentazione che devo dire ho fortemente voluto per l'ennesimo lavoro di Mirella che fissa un punto nel racconto della storia e soprattutto nel rimettere a posto la narrazione della storia alla quale siamo stati abituati dai libri o anche all'interno della nostra società. La figura di Claretta, figura sicuramente, come diceva Miriam, narrata per il suo animo romantico, si erge invece nel contesto della narrazione per quello che effettivamente è stata. Non solo una donna fredda e calcolatrice, ma anche determinata ad accontentare e soddisfare tutti i suoi piaceri, i suoi bisogni, addirittura manipolando e strumentalizzando le sue qualità e le sue doti per il rapporto appunto con il duce. All'interno di un sistema, ed è questa forse la nota più importante, in cui tutto veniva calcolato e freddamente organizzato con concussione, corruzione e con l'obiettivo ultimo di beneficiare in termini economici e personali della macchina che si era andata ad organizzare, con una capillarità, una determinazione, una freddezza anche nella decisione dei rapporti sui quali meglio influire o influenzare per assecondare i propri bisogni. Lo descrive chiaramente Mirella nella sua ricerca storica e documentata come ogni passaggio fosse fatto affinché qualcuno, Claretta stessa o il suo entourage, ne sortisse dei benefici, con sprezzo della vita umana e dei diritti di ciascuno, sicuramente fuori dal comune. Qualcosa che nella narrazione di questo paese, purtroppo nella storia del fascismo, è sicuramente mancato. Una coscienza nazionale di responsabilità che ad oggi tuttora non emerge con palese chiarezza, come Mirella non soltanto in questo lavoro ma anche in altri lavori che abbiamo avuto il piacere e l'onore di presentare, ha sempre invece chiaramente sottolineato. Lo ha fatto negli Irriducibili, raccontando la storia di chi si era opposto così chiaramente e fermamente, che è stato e che ha subito una damnatio memoriae, molto spesso ad opera appunto di chi ha avuto incarichi nelle istituzioni, e lo ha fatto ancora di più in Bambini in Fuga, quando ha denunciato la partecipazione dei gli islamisti fondamentalisti e nazisti nella persecuzione degli ebrei. Quindi un ulteriore passaggio in questa operazione storica e culturale che vuole essere un monito a tutti coloro che ancora oggi vedono nel fascismo e nell'ideologia che questo ha rappresentato qualcosa a cui rivolgersi
diciamo con attenzione, non voglio usare parole più forti che purtroppo invece affiorano nelle cronache quotidiane e spesso ammaliano anche le giovani generazioni. Voglio ricordare, lo faccio veramente con piacere, che proprio qualche giorno fa una via dedicata a un famoso gerarca fascista, Bottai, è stata cancellata per dedicarla invece a un giornalista caduto per mano della mafia e della Camorra a Napoli, Gianluca Siani. Queste sono le operazioni che a noi piace di ricordare e di sottolineare. Quindi un plauso ancora a Mirella per il suo infaticabile lavoro e rimettiamo a posto la storia e ridiamo a Claretta gli appellativi e gli epiteti che questa merita. Grazie davvero a tutti. E grazie Ruth, grazie per le tue importanti parole e grazie per aver introdotto quelli che saranno poi le tematiche che verranno sviluppate in questo incontro. E darei quindi la parola a Ruben Della Rocca, al nostro moderatore, che delineerà appunto insieme a Mirelle e a Claudio quelli che saranno i temi dell'evento. Prego Ruben. Grazie Miriam. Ma intanto io credo che la Presidente Ruth Dureghello abbia segnato una strada in questa conversazione che avremo oggi pomeriggio, perché in realtà i temi che lei solleva non sono semplicemente quelli di un saluto, ma sono soprattutto quelli di una prefazione a questo incontro che stiamo avendo. Una prefazione che traccia una linea importantissima, perché nelle parole della Presidente riscontro quelle che sono poi le mie curiosità emerse leggendo il libro, ma soprattutto i pensieri all'atere. E allora io mi permetterò, Mirella e Claudio, di essere come moderatore molto discreto, ma con delle piccole incursioni, perché il ruolo del moderatore è proprio quello di essere appunto il più discreto possibile e far parlare soprattutto voi che siete in tal senso gli oratori. Ma una domanda sorge spontanea. Ah, intanto prima di dimenticarmi vorrei salutare anche chi ci segue attraverso Shalom Miriam, che si è messa a disposizione anche oggi per seguire appunto il nostro incontro, il nostro magazine, che è la nostra poi voce comunitaria. Detto questo, ma prima di arrivare poi al personaggio Claretta, che è un po' paradigmatico tutto sommato, di una italiana, cambia poco, o meglio cambia poco, cambia un bel po' sesso, perché poi vedremo che in effetti usa il suo fascino proprio per circuire il Duce e per cercare appunto di farsi poi una strada lei e la sua famiglia ben lastricata verso successi. Ma la domanda che mi nasce, che magari vi lancio come input, proprio anche sulla base di quello che diceva appunto Ruth, perché questa fascinazione poi negli anni successivi al fascismo quando cade il regime? Perché una nomenclatura che si era poi rivelata corrotta e corruttrice, concussa, si è riuscita a riciclare? Perché un giovane degli anni 70 ha lanciato lo slogan contro il sistema, la gioventù si scaglia, quando in realtà era questo il sistema? Cioè la cosa paradossale è che il fascismo ha creato quel sistema clientelare che poi ci siamo ritrovati nell'Italia repubblicana. Allora la domanda viene spontanea: perché, e finisco e poi lascio a voi questi temi da affrontare, perché dei giovani degli anni 2000 si dicono fascisti del terzo millennio? Questa è un'altra cosa che lascia sbalorditi, semplicemente perché capiamo, da quello che leggiamo dal libro appunto di Mirella, che è mirabile in tal senso, ci apre veramente la mente a una serie di riflessioni sul fascismo che probabilmente fino adesso avevamo fatto così marginalmente. Ma perché questa fascinazione appunto verso questo regime? Era un regime corrotto, era un regime concusso, era un regime dove un personaggio si era arrogato il ruolo di duce in maniera così avventurosa, con una marcia che lui neanche ha fatto personalmente, e allora ci è arrivato un treno, lui a Roma, mentre gli altri arrivavano con le lambrette e con tutto il resto. Ma io dico, perché tutto questo? Perché ancora nel 2021 siamo qui a parlare di un pensiero politico che non era un pensiero politico, perché qualcos'altro il fascismo. Tant'è vero, ci sono varie forme di fascismo. Lascio a voi la parola. Direi che se Mirella vuole partire, poiché è l'ospite, poi io mi aggiungo.
D'accordo, grazie. Beh, intanto dialoghiamo. Intanto grazie a Ruben, Ruth, vi chiamo solo per il nome, Miriam e Claudio Vercelli. Comunque grazie ai nostri ospiti perché ci danno l'occasione non solo di parlare del mio libro, ma di parlare di quello che Ruth e poi anche Ruben ha sottolineato. Ruth ha parlato di sistema che emerge attraverso la figura di Claretta e Ruben ha parlato anche di, come dire, di un'italiana che poi, adesso parliamo al femminile perché è Claretta, di un'italiana che è emblematica poi di un modello successivo, non solo Claretta, quindi però comunque non solo una donna, ma anche di un modello politico e culturale successivo. Io vorrei dire che ancora oggi si può, io ho avuto tante domande su questo libro che testimoniano che noi del fascismo, è stato scritto tantissimo, per carità, ci sono volumi fondamentali, però non sono state fatte passare nella pubblica opinione e dunque nel senso comune alcune verità fondamentali. E sono due quelle a cui avete accennato voi, la corruzione, il fascismo appunto come sistema e anche poi per esempio l'antisemitismo di Claretta non è passato, quasi non si conosceva, ne ha parlato, è stato parlato nelle lettere che sono state pubblicate a cura di Pasquale Chiesa, se ne parlava, ma sono delle piccole cose che invece non sono state considerate importanti. Vi dico semplicemente una barzelletta che raccontava Walter Chiari in anni passati quando diceva guardate che il Duce quando era uno sketch forse non proprio di buon gusto ma insomma dice il Duce quando è stato appeso a testa in giù a Piazzale Loreto dalle sue tasche non sono uscite nemmeno 5 lire. Diceva questo, lo diceva Walter Chiari, i più giovani non lo conoscono, ma era un comico di grandissima notorietà e di grandissimo successo. E questa cosa testimonia come attraverso le piazze, le platee, i teatri, eccetera, passasse l'idea che il Duce, la famiglia, eccetera, non fossero stati corrotti. Quindi attraverso una battuta semplice che però rispecchiava quello che era un senso comune. Per esempio, io ho parlato, ho invece la corruzione l'ho documentata attraverso un libro di Guido Leto, che era il capo dell'Ovra, che poi nel dopoguerra è diventato il capo della polizia. Allora, della polizia dell'Italia democratica e repubblicana. Allora, cosa vuol dire tutto questo? Tutto questo vuol dire che non è stata fatta per motivi politici, quindi gli storici hanno lavorato e anche bene, hanno lavorato tanto, ma non ha, diciamo, per motivi politici e per motivi culturali non è filtrata quello che era appunto il succo del fascismo, perché queste persone che hanno operato nel fascismo hanno continuato poi a operare nel fascismo stesso. Un'altra domanda che mi è stata fatta adesso che ho presentato in alcune occasioni il libro, oppure da persone che non hanno letto il libro ma che pensano di sapere tutto su Claretta Petacci, dicono ma intanto era una brava persona, come del resto lo disse anche un grande capo partigiano, Sandro Pertini, divenuto poi presidente della Repubblica Italiana. Era una brava persona perché rifiutò di scappare all'estero in Spagna con i genitori e invece volle rimanere a fianco di Mussolini. Allora io poi a questo punto lo chiarirò dopo perché non voglio, insomma, adesso poi vorrei passare la parola a Claudio Vercelli, ma in realtà non fu affatto così, nessuno ha raccontato che Claretta non scappava perché non era scappata perché le conveniva, e poi spiegherò perché, restare a fianco del Duce. Avete citato anche Bottai. Io di recente ho letto un libro che per esempio rivalutava l'operato di Bottai e citava in un paragrafo le leggi razziali. Voi capite che nell'operato di Bottai le leggi razziali non sono un paragrafo. È un libro direi recentissimo. Quindi c'è tutto un sistema molto stretto, molto annodato, molto che è difficile sciogliere,
che ormai le persone che c'erano, anche i testimoni, non ci sono più, ma il sistema è un po' rimasto lo stesso. Bene, prendo la parola io a questo punto, anche perché mi pare di capire che la logica sia quella di passarci la parola, di dialogare tra di noi, e che è la cosa migliore ed evitare le prolusioni individuali. Intanto io parto dal lavoro di Mirella, che conosco bene, Mirella da moltissimi anni. Per chi la segue la cosa è molto ovvia, ma parlo anche per coloro che ci stanno ascoltando e che, non, e che eventualmente ne possono essersi approcciati al suo lavoro soltanto attraverso questo volume. Da tempo, da sempre, sta cercando di costruire una sorta di storia culturale del Novecento italiano e quindi anche dei quadri, dei soggetti culturali che l'hanno caratterizzato. Quando io dico parola cultura non mi riferisco solo alla sapienza, come pensiamo in senso lato, ma mi riferisco proprio al modo di pensare e di intendere le cose. Già i suoi libri precedenti da questo punto di vista hanno testimoniato di questo lavoro e Claretta, sia pure nella sua soggettività, il volume su Claretta Petacci si inserisce anche all'interno di questo percorso. Solleva però, come anche i testi che lo hanno preceduto, una serie di questioni di fondo che già Ruben e la stessa Ruth hanno in qualche misura ricordato. Perché permangono, si rinnovano, si reiterano immagini convenzionali, per usare un termine molto, molto cortese, sostanzialmente immagini però sostanzialmente, nel loro intimo, sostanzialmente avverse alla democrazia medesima, nel momento in cui rivendicano una finta neutralità di quel regime lì e dei personaggi di quel regime. Claretta da questo punto di vista è uno snodo importante perché è una donna giovane, è morta a 33 anni e a 2 mesi, correggimi Mirella se sbaglio, ma non credo, è morta accanto all'uomo che diceva di amare, su questo noi come dire non ci soffermiamo oltre misura, è morta, si è detto, per amore e non per altro. E non per altro. Come mai permangono queste immagini? Quanto fondamento hanno e quanto fondamento ha il retroterra, come Ruben in qualche modo sollevava? Intanto, io posso dire pochissime cose, poi le riprenderò, ma a me sembra molto importante capire una cosa che vale per il passato e vale per il presente. Il fascismo in qualche misura ha dato una sorta di calco sistematico al nostro paese. Calco sistematico cosa vuol dire? Che è intervenuto nei processi di trasformazione che stavano riguardando il nostro paese, che stava diventando a sua volta, come altri paesi europei, una società industriale, e ha indirizzato i processi culturali, sociali e soprattutto politici verso un certo indirizzo. Si è fatto regime da questo punto di vista. Farsi regime non vuol dire solo imporre la propria volontà, vuol dire qualcosa di più complesso e anche di più perverso. Vuol dire influenzare il pensiero di lungo periodo, vuol dire stabilire, formare, costruire e ripetere o fare in modo che si ripeta un certo modo di intendere le cose, anche quando quel regime dovesse essere finito, come avvenne nel 1943 col regime fascista. In quanto tale, la Repubblica Sociale è una storia che segue, ma è un discorso già a sé. Allora, se noi non partiamo da questo presupposto, se non partiamo dal fatto che quel ventennio, come viene chiamato, ha lasciato un'impronta molto profonda nella identità degli italiani, in qualche modo si è spinto a formulare una sorta di legame tra fascisticità e italianità, non riusciamo a cogliere fino in fondo quali sono non solo i suoi tracciati storici, ma anche le sue persistenze, quando anche appunto il regime medesimo sia venuto a mancare. Un secondo passaggio molto spinoso e molto pesante è la continuità degli apparati. Cosa vuol dire? Un regime politico finisce, ma non finiscono necessariamente gli apparati amministrativi, istituzionali, organizzativi, che sono parte integrante di una società. È evidente che l'Italia
tra il 40 e il 45, soprattutto tra il 43 e il 45, con quella che ormai è assodato, fu anche, non solo, ma anche una guerra civile, venne rivoltata come un calzino. Ma rivoltare come un calzino una società non vuol dire che tutto quello che preesisteva venga meno e venga, come dire, azzerato e sostituito da qualcosa di nuovo. La lotta di liberazione, la resistenza, così come anche la lotta di liberazione da parte degli anglo-americani che dal sud risalirono verso il nord, furono eventi che ebbero un effetto, direi, cataclismatico. Ma questi eventi cataclismatici non è che trasformassero il paese integralmente e totalmente, rappresentarono soprattutto per alcune generazioni, le più giovani, un momento, una situazione di grande frattura rispetto al passato. Per tanti altri così non fu. E quando parlo di continuità di apparati, mi riferisco agli apparati amministrativi, non so, la magistratura, una parte anche rilevante dell'università, una parte rilevante dell'organizzazione politico-istituzionale, soprattutto istituzionale più che politica, del nostro paese. Qui non fu soltanto una deficienza che pur si manifestò in Italia come in altre realtà rispetto a quella che fu poi chiamata epurazione. Qui ci fu qualcosa di più complesso. Come si esce da un regime che dura da 20 anni e che, come dicevamo prima, ha lasciato un calco dentro il modo di sentire, di percepire, di comportarsi del paese intero, formando una generazione di persone che non solo poi furono subalterne, furono mandate a combattere, ma che in qualche misura ebbero anche poi un ruolo che proseguì nel corso del tempo dopo, un ruolo decisionale anche solo a livello locale. E questo è un punto e un passaggio secondo me molto rilevante. Non basta dire vabbè, si va a redazione, ma adesso li facciamo fuori tutti, quantomeno li escludiamo dalla società istituzionale e quant'altro e ricostruiamo tutto da capo. Non fu così da questo punto di vista, tantomeno in Italia. In Germania vi fu quantomeno, come dire, un processo di trasformazione politica complessa, dolorosa, per molti tratti incompiuta. In Italia questa cosa non avvenne e questa cosa si riflesse non solo sul piano della continuità di alcuni apparati, ripeto, basti pensare solo a livello giudiziario, ma poi anche a livello culturale, ben a fronte di alcuni cambiamenti, di alcuni redenti che cambiarono completamente, diciamo, indirizzo, pur mantenendo una forma mentale che non si era dissolta. Questa cosa avvenne anche sul piano non meno rilevante del discorso delle immagini culturali, perché il lavoro di Mirella, questo libro su Claretta Petacci, è un lavoro anche sull'immagine che si ha di Claretta Petacci. Sull'immagine di Claretta come donna di regime, come donna organica al regime, perché a leggere le pagine del libro di Mirella questa cosa, come dire, compare in maniera assolutamente incontrovertibile, come donna che non si dedicò al regime solo per amore nei confronti di una figura verso la quale nutriva un rapporto sospeso tra devozionalità ma anche criticità in molti aspetti, ma che si dedicò al regime perché comunque Claretta era completamente legata a quel sistema di potere nel quale si riconosceva, per molti aspetti che Mirella in più passaggi mette sufficientemente in rilievo. Mi fermo a questo primo passaggio per poi riprendere una serie di considerazioni lasciando a voi la parola. Ah, se posso rientro io, Claudio, perché come no, con la tua disamina, ma anche Mirella stessa, avete veramente messo tanta carne al fuoco. E da un punto di vista anche di una comunità come la nostra, che ha vissuto sulla propria pelle le leggi razziste, le deportazioni, le delazioni, tutto quello che purtroppo abbiamo vissuto nelle nostre case, nelle nostre famiglie, corre l'obbligo poi di farci la domanda. Ma mentre nella Germania hitleriana, se vogliamo, delle giustificazioni storiche si trovano in quella che era la situazione tedesca, no? dei primi anni venti, uscita con le ossa rotte sotto tutti i punti di vista, no? Economico, militare, e di questo orgoglio tedesco ferito appunto dalla fine della prima guerra mondiale. L'Italia esce vincitrice invece dalla prima guerra mondiale, cioè c'erano tutti i presupposti perché l'Italia avesse un percorso molto più semplice, molto più lineare, molto più costruttivo. Arriva un signore che tutto sommato è anche un po' buffo, almeno con la sensibilità
dei nostri anni, no? Perché anche nella mimica, nel modo di atteggiarsi, nel modo di parlare, sinceramente mi faccio spesso questa domanda: perché il popolo italiano non abbia visto in lui un fantoccio quale era in realtà, ma un personaggio anche clownesco, no? Addirittura quasi la limitazione di se stesso. A me viene da pensare ai fascisti su Marte di Corrado Guzzanti quando vedo Mussolini. Mentre posso capire dall'altra parte invece gli occhi di ghiaccio di Hitler, la follia di Hitler di quegli occhi, che comunque aveva spinto appunto la Germania a cercare di prendersi la rivincita, ecco, questa sede di rivincita. E dopo la marcia su Roma il fascismo mostra subito il suo volto, perché nel 24 c'è il delitto Matteotti e viene immediatamente rivendicato. Cioè, che sia una dittatura e che non sia una dittatura all'acqua di rose, dove insomma i dissidenti andavano a Ponza e Ventotene a prendere il sole e a farsi appunto la villeggiatura, come qualcuno ha evocato anche in passato, purtroppo questo è stato un dato di fatto. Allora io dico e vi chiedo a tutti e due: qual è stato il terreno fertile perché il fascismo prendesse piede in questa maniera? Se non, mi viene da pensare, leggendo il libro appunto di Mirella, se non cercare di creare una nuova casta, ma molto ampia, di aderenti al partito che trovano da un momento all'altro un proprio ruolo nella vita, un proprio ruolo nella società. E finisco: i fascisti erano bande di criminali, non erano persone in realtà con un ideale politico da imporre o con un'idea o un qualcosa di romantico, erano delle bande che andavano poi a picchiare, che andavano a fare le peggiori nefandezze, fino alle leggi razziste del 38, appunto le deportazioni, e soprattutto dopo il 16 ottobre del 43 si distingueranno proprio le bande fasciste per la cattura degli ebrei romani casa per casa, con le spiate appunto e la vendita a 5.000 lire a persona. Qual è stato il terreno che ha creato tutto questo? Beh, mi pare che questo tu l'abbia già in parte delineato. Claretta, a me è piaciuto raccontarla proprio così, come parte di un, diciamolo così, ceto emergente che già all'epoca veniva chiamata casta. Attenzione, Clara Petacci e la sua famiglia era una famiglia benestante. Il padre era il medico del Papa e grazie tra l'altro all'aiuto di Mussolini, soprattutto grazie all'aiuto di Mussolini, il fratello stava facendo una splendida carriera nell'ambito della chirurgia. E il fratello non si accontentava di questo, voleva anche fare affari, e Claretta non si accontentava di essere amante del duce, ma anche lei voleva fare affari. Però loro rispecchiano anche quello che a me è piaciuto raccontare come un sentimento del tempo. La parola casta la usano loro, poi la useremo noi alla fine del secolo passato, ma la usano loro per indicare proprio questo ceto è connotato dal cosiddetto cumulismo, cioè un gerarca, ma non era solo un gerarca, perché allora sarebbero stati pochi, ma tutto diciamo gli impiegati di Stato, i prefetti, i questori, insomma diciamo tutto per i rami, si comincia a formare. Intanto nascono tutti gli istituti come l'IRI, l'IMI eccetera, per cui c'è una larga rete di benefici per tante persone, ma poi fino all'inizio della guerra appunto c'è un ceto medio borghese che comincia a salire, e Claretta e la sua famiglia dicono: dobbiamo tentare la grande ascesa anche noi. All'interno di questo sistema di potere e di guadagno si colloca anche l'operato di Claretta nei confronti del, quando arrivano le leggi razziali, nei confronti appunto degli ebrei, in un primo momento appunto degli ebrei romani, quando poi va a Salò, questo suo diciamo succhiar soldi agli ebrei che cercavano di avere dei certificati cosiddetti di discriminazione o di alienizzazione viene limitato, perché poi c'erano ovviamente in ballo i nazisti e quindi poteva operare molto meno, ma invece mette questo, io per esempio non ho citato i nomi perché non volevo appesantire la narrazione, però per esempio lei nella RSI
colloca a fianco di Mussolini prefetti, questori, funzionari, tutti di spiccata fede filetleriana. La persona con cui lei aveva più rapporti, non dobbiamo dimenticarlo, è Guido Bufarini Guidi, che prima, durante il periodo romano, chiamiamolo così, era sottosegretario all'interno e poi invece quando va a Salò diventa ministro. Ricordiamo che è lui che fa le leggi razziali nella Repubblica di Salò, che sono leggi che favoriscono moltissimo la cattura degli ebrei da parte dei nazisti, perché crea i cosiddetti campi, chiamiamoli di transito, comunque dove appunto c'era anche, peraltro passa anche Primo Levi, in modo che i nazisti non dovessero andare a cercare gli ebrei per tutta Italia o casa per casa, ma li rastrellavano prima gli italiani, li mettevano nei campi e i tedeschi non facevano altro che la fatica di collocarli nei vagoni. Quindi questa è una cosa, l'uomo con cui Claretta aveva più rapporti, sia a Roma, che le versava uno stipendio mensile di 200.000 lire, sia nella Repubblica di Salò, che lei aiutava mettendo a fianco di Mussolini persone, tutto un funzionariato di grande fiducia del ministro dell'interno, il quale a sua volta era la persona più, diciamo, a cui i nazisti e in particolare l'ambasciatore plenipotenziario Rudolf Rahn tenevano moltissimo. Quindi questo è un sistema. Per esempio, quando Mussolini va in uno degli ultimi incontri a incontrare Hitler, in uno degli ultimi incontri, la cosa che gli dice Claretta è impressionante. Gli dice: guarda, devi darmi una mano, devi raccomandare a Göring mia sorella, perché vuole avere una parte in uno dei film tedeschi che faranno. Clara, la madre, Claretta e Miriam si dichiarano razziste. Lei dice: io sono, lo dice Claretta se stessa, io sono di pura razza e quindi mi considero appartenente a una gerarchia superiore. Questo non le impediva però di sfruttare gli altri, diciamola così, e di arricchirsi, tanto che quando lei verrà catturata con un sacco che conteneva 7 milioni di lire. Miriam, ma questo vi racconto dei dettagli perché senza questi dettagli non si capisce quale fosse proprio, come dire, il livello di attenzione e di entrare nei meccanismi. Clara, insomma, quando la sorella si sposa e ha un matrimonio brevissimo, comincia a scrivere al duce che il duce deve dare a questo marito che si sta per separare dalla sorella, a questo marito un incarico per dirigere un'azienda, un'impresa sequestrata a un ebreo. Quindi non era nemmeno suo marito, era un marito in via di separazione, e per questo addirittura scrive al duce la mamma di Claretta, donna Giuseppina. Quindi loro cercano di convogliare tutto quello che possono a loro nel loro alveo, nell'alveo della loro famiglia, per appunto per arricchirsi, per crescere e per avere più potere. Ecco, questo è uno degli elementi fondamentali. Un altro è che Clara, quando il duce lo vede stanco, provato, debilitato, gli dice: lascia andare me a Berlino a parlare, perché vuole andare lei di persona a parlare con Hitler. Clara sostituisce nel periodo della RSI alla figura stanca e debilitata di Mussolini quella che lei da lontano almeno vede, insomma non troppo da vicino, vede più forte e più decisiva per risolvere in maniera positiva le sorti dell'Italia, quella di Hitler. Quindi lei durante il periodo della RSI vede come suo punto di riferimento con cui vorrebbe interloquire lei stessa Hitler. Non da ultimo, tra l'altro, lei non si nega, diciamo, anche il ruolo, si può dire veramente di spia, l'ha detto prima Claudio, mi pare Vercelli, veramente è una spia, perché lei, il duce le scriveva, il duce viveva con la moglie e lei viveva in una villa a fianco.
e siccome non si potevano vedere, lui le scriveva delle lettere su cui scriveva stracciare, 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 e lei prende questo pacco di lettere, lo fotografa e lo fa consegnare al peggior nemico di Mussolini in quel momento. Il peggior nemico in quel momento era Hitler, che lo teneva assolutamente prigioniero, e quindi così viene, Hitler viene a conoscere tutti i segreti di Mussolini stesso. Mussolini poi lo viene a sapere, voleva farlo arrestare, ma poi insomma lascia cadere e Claretta non verrà arrestata. Quindi questo, diciamo, questo sistema, quando parliamo perché gli italiani poi sono rimasti, alcuni per fortuna, molti hanno cambiato opinione, ma alcuni così fedeli a delle immagini culturali, diciamo astratte, del fascismo, è proprio perché tutta questa storia, nella sua forza e nella sua violenza e nella sua nefasta spettacolarità, non è stata raccontata. L'audio. Claudio, non ti sentiamo. Ecco, sono qua. No, dicevo, io mi sentite adesso, vero? Grazie. Ok, perfetto, l'audio era disattivato. Io aggiungerei, rispetto a quanto Mirella andava affermando, alcune cose a supporto delle sue stesse argomentazioni. Intanto io inviterei a quanti ci ascoltano di considerare il fascismo come evento storico, ma anche come un evento che nella sua materialità, nel suo divenire, per l'appunto attraverso fatti, eventi e soprattutto tragedie, ha anche una grandissima carica, diciamo così, si usa un'espressione impegnativa, ma credo comprensibile, mitopoietica, cioè la capacità di creare delle mitologie, la capacità di creare delle immagini che in qualche modo gli sono poi sopravvissute. Questo è un primo dato. Il discorso su Claretta Petacci fatto da Mirella è anche un discorso su questa capacità di andare oltre, nella terza vita di Claretta, la vita oltre la vita medesima, dopo i fatti di Piazzale Loreto del 45, di andare oltre quella dimensione lì e in qualche modo di rigenerarsi come una sorta di mitografia, sia pure tra virgolette minore, ma costitutiva del neofascismo. La donna che muore per passione del suo uomo, la donna che non ha colpa né pene, la donna che in qualche misura rappresenta anche un'idea di italianità come sacrificio nei confronti del maschio. Quanto di più patriarcale, quanto più di misogino, anche aggiungerei, ci sia in tutto ciò, oltre ad altre espressioni che possiamo utilizzare al riguardo, non saprei cosa aggiungere, ma è tipico proprio del modo di pensare fascista, che rimane a prescindere dal regime come fatto storico, come evento materiale in quanto tale, che si conclude tra il 43 e il 45. E questo è un primo dato. Credetemi, bisogna lavorare molto su questo aspetto, non per dire che poi i fascismi storici sono stati solo immagini e immaginazione, ma hanno giocato molto furbescamente, intelligentemente anche a modo loro su quest'ultimo elemento. Questo è valso per l'Italia e è valso anche per la Germania. Rispetto a quanto Ruben chiedeva e alle riflessioni stesse che Mirella andava facendo, la differenza tra Italia e Germania è che l'Italia insomma è vincitrice ma è subalterna nel 18-19. È un paese che esce senz'altro non sconfitto dal confronto della Prima Guerra Mondiale, ma esce in una condizione ormai di acclarata, evidente, indiscutibile subalternità rispetto a un altro consesso delle nazioni dove per l'appunto Francia e Gran Bretagna erano le potenze dominanti. Questa cosa peserà molto nella crisi del dopoguerra. Tutte le nazioni alla fine della Prima Guerra Mondiale conosceranno una grande crisi di riconversione, un grande conflitto sociale ed economico, cioè tradotto in parole spicciolo il passaggio da un'economia industriale basata sulla produzione bellica a un'economia industriale di pace, oltre che anche a un'economia rurale che in Italia era ancora fortemente accentuata. Ogni nazione darà le sue risposte
in base anche ai regimi politici che già in qualche modo erano presenti. Di certo il fascismo coglie dal 19 in poi, nel momento in cui va costituendosi, la crisi degli ordinamenti liberali, cioè l'incapacità di far fronte a tutte le domande politiche, ma anche sociali, economiche, per certi aspetti culturali, che emergevano in un paese come il nostro, che al pari di altre nazioni europee andava conoscendo le trasformazioni profonde. E questo è un dato molto importante, che non stabilisce una differenza radicale rispetto alla Germania, ma ci aiuta a capire perché noi siamo arrivati a certi esiti, per alcuni aspetti, anticipatamente rispetto alla Germania. Nella Germania, fattore fondamentale, la differenza fondamentale sono le due grandi crisi economiche, quella del 23 prima e poi soprattutto quella del 29. In Italia queste due crisi ebbero un effetto molto più attenuato, perché in Italia comunque si era già dentro un sistema che era diventato regime, che aveva decretato la morte delle istituzioni liberali democratiche, con sostanziale, questo è l'elemento di comunanza rispetto anche alla vicenda tedesca, con sostanziale assenso da parte della collettività. E questo è un passaggio molto problematico, perché i regimi dittatoriali europei del Novecento si costruiscono non solo con la violenza, ma anche con il consenso e la partecipazione da parte della collettività. L'altro aspetto importante che ci fa tornare sul soggetto oggetto del libro, Caretta come indice di un'epoca e di un tempo, l'altro elemento che per me pare anche il più convincente, che la stessa Mirella ha già appena in qualche misura ricordato, è che Caretta, a modo suo, con tutti i suoi limiti, ma anche con la sua, oserei dire, rapacità, non solo individuale, ma anche familiare e domestica, trascinandosi una famiglia appresso per molti aspetti, era espressione di quella mobilità sociale che il regime negli anni 30 aveva alimentato. Cosa vuol dire mobilità sociale? Voleva dire che si era creata una sorta di nuova borghesia in camicia nera, che legava Stato, lo Stato a questo punto antidemocratico e antiliberale, il partito unico, che era un soggetto dispensatore anche di clientele. Guardate che il sistema clientelare è un elemento strategico in tutti i regimi antidemocratici. Creare clientele cosa vuol dire? Creare intorno a sé un gruppo di persone, non solo possidenti, non solo tra virgolette benestanti, ma anche persone di ceto sociale modesto, che si riconoscono nel regime medesimo perché in qualche modo ne traggono dei benefici, dei riconoscimenti sia di ordine economico che di ordine simbolico e culturale. Faccio solo una parentesi per capire la trasversalità di questo discorso. Pensate a come, ad esempio, i minatori nella Romania di Ceaușescu avessero un ruolo rilevante proprio nel gestire tutta una serie di questioni, anche più fisiche, violente, nei conflitti sociali laddove il regime poteva sentirsi in difficoltà. Il regime garantiva ai minatori un trattamento molto diverso quello garantito alle classi rurali o ai ceti sociali presenti in città. Allora, sistema di clientele vuol dire anche questa cosa qua, e vuol dire un'altra cosa di cui Caretta è espressione diretta e immediata, cioè una borghesia, per l'appunto in camicia nera, che anche nel sistema pubblico di Stato, parastato, di privato finanziato dal sistema pubblico, in qualche misura trovava dei punti di intersecazione e intersezione in cui riconoscere i propri interessi, in cui riconoscere e ricavare dei vantaggi rilevanti. Non è soltanto, badate bene, perché questa sarebbe altrimenti la versione un pochino più macchiettistica, l'immagine che ci viene restituita pur legittimamente da un certo tipo di cenotografia, dei gerarchi che corrono, che fanno il salto nel cerchio con il fuoco, che insomma mettono il petto di fuori e mostrano anche la pancia e quant'altro. C'è anche quella roba lì, ma c'è tutto il resto. Forse mi permetto di fare una menzione, direi, di prassi in queste case qua, per capire attraverso alcune immagini, benché siano immagini filmiche, non immagini documentali, cosa era l'Italia della seconda metà degli anni 30, che sarebbe poi diventata l'Italia della guerra e poi, per alcuni aspetti, non per altro, anche l'Italia della Repubblica Sociale Italiana. Basti vedere il film Dietro le scuole, Una giornata particolare. Sì. Perché quello è, come dire, uno squarcio
uno squarcio, non all'interno delle classi possidenti, non del ceto emergente di cui Claretta ha espressione attraverso anche i suoi famigli, il fratello Marcello, la sorella Miriam e i genitori, ma era uno squarcio attraverso le classi medio-basse che si riconoscevano comunque all'interno di quella proposta trattino progetto. Allora, se partiamo da questa comprensione, di questa, come posso dire, complessità, ma anche di questa estrema ambiguità di quei regimi lì, meglio collochiamo anche figure altrimenti consegnate o alla mostrificazione totale, tutti marziani che hanno fatto le peggiori cose, o alla identificazione emotiva, come erano buoni in fondo, ma perché gli hanno fatto così tanto male? Furono solo sconfitti, furono solo vinti, non avevano grandi colpe, anzi non ne avevano se non quelle di essere sconfitti. Mi dispiace, ma pur nello strazio delle carni e delle circostanze dettate da Piazzale Loreto, il fatto che Claretta fosse lì, che anzi il suo cadavere, la sua salma, il suo corpo, quello che di essa restava, non fu un caso da questo punto di vista. E il libro di Mirella ce lo spiega con tutte le ragioni della circostanza. Ma certo, infatti non fu un caso che lei fu lì, perché io poi la cosa, il senso del libro anche in quel non che appare nel titolo, cioè la donna che non, nel sottotitolo, che non morì per amore di Mussolini, nel senso, questo vorrei precisarlo, non che lei non fosse innamorata di Mussolini, io non affronto l'argomento nel libro, ma insomma è in tutto il libro, secondo me a modo, diciamo, non a modo suo, lei lo era, poi però veniva anche all'atere tutta la sua, diciamo, tutto il suo sfruttamento della figura del duce, e che però ai suoi stessi occhi non appariva. Lei dice sempre: io sono una povera donna, lui non fa niente per me, io mi sacrifico per lui perché passo tutti i pomeriggi a stare con lui dalle 3 alle 7 alle 8 e mezza 9 di pomeriggio, io sono sacrificata. E invece, ma cosa poteva fare? Nient'altro, ma insomma, quindi diciamo è in questa negazione: non morì per amore di Mussolini, perché i partigiani, e mi riaggancio a quello che ha detto adesso Claudio Vercelli, la misero al muro perché sapevano quello che io adesso ho raccontato e quello di cui abbiamo parlato, sapevano l'essere filo hitleriana, l'essere la sua famiglia e lei stessa in primis degli sfruttatori dei beni pubblici, insomma della cosa pubblica. Per questa seconda vicenda, tra l'altro, appena la famiglia Petacci scappò da Roma vi fu una commissione d'inchiesta fatta dal governo Badoglio, quindi questo assodato e non ci pioveva. E sull'altra gli antifascisti, i partigiani a Salò erano pieni di spie e sapevano, conoscevano benissimo quale fosse il rapporto stretto di Claretta con i nazisti. Dolman, me l'ha chiesto prima Ruth, quali sono state le mie fonti, no? Mi pare me l'ha chiesto lei. Ecco, Dolman dice che a Salò governava l'ambasciatore Ran, governavano soprattutto Claretta, l'ambasciatore Ran e Pavolini. Pavolini era il creatore delle bande nere, delle famigerate bande nere che operavano in un territorio di cui non c'era più un esercito, ma erano loro che arrestavano ebrei e partigiani. Ecco, e quindi lei aveva un sistema di potere che, come ben lo conosceva Dolman, lo conoscevano anche i partigiani. E questo lo dice chiaramente Aldo Rampredi, che è uno dei due comandanti, quando la misero al muro, sapevano esattamente quello che aveva fatto. Poi questa cosa è stata cancellata anche ad opera degli stessi partigiani, perché finita la guerra si scatenano tutti i processi per attaccare la resistenza, e siccome Claretta era stata messa al muro senza un processo, senza nulla, no? Solo per un comunicato che diceva di mettere al muro Mussolini e anche i suoi accoliti, ma non faceva nemmeno il nome della Petacci, naturalmente anche i partigiani stessi che avevano ordinato l'esecuzione si tirarono indietro. Infatti, se andiamo a guardare le varie redazioni, per esempio dell'Unità, che dà le notizie, che racconta di nuovo tutta la vicenda di Dongo,
è quello che si svolge nella, appunto nella villa vicino al casolare di Bonzanigo, diventa progressivamente, viene detto che Claretta non era stata, si era spostata, aveva detto poi addirittura uccidete me e non uccidete lui, oppure aveva fatto un gesto inconsulto e così via. Tutte storie che naturalmente non hanno nessun realismo. Primo perché Lampredi disse chiaramente che l'avevano uccisa perché sapevano che era figlia italiana e che, aveva, che con la sua famiglia avevano attinto abbondantemente dal bene pubblico, ma poi era anche, come dire, logicamente insensato che portassero questa donna a fianco di Mussolini, la mettessero lì e poi non la volevano nemmeno uccidere. Non ha, voglio dire, non ha un senso, la lasciavano nella casa di Maria da dove l'avevano presa e procedevano all'esecuzione di Mussolini. Questo poi è stato cancellato dalla storia per tutta una serie appunto di ragioni che, per cui tra l'altro la famiglia Petacci torna in Italia e fa dei processi perché rivoleva i suoi beni, voleva che Audisio viene subisce che era uno dei esecutori, viene accusato appunto e poi viene detto che viene, fa un atto di guerra. Quindi c'è un clima nel dopoguerra che non lascia tranquilli i partigiani, i quali cercano anche loro di evitare qualsiasi implicazione che era veramente molto inquietante e pericolosa. Come in un giro finale proprio di chiusura appunto di questo appuntamento, l'ha evocata prima Claudio e in parte lo stai facendo anche te, ma senza entrare nello specifico. Piazzale Loreto è un peso che a 80 anni di distanza l'Italia ancora si porta dietro, no? Perché questo scempio, tu nel libro lo dici chiaramente, comunque sì, ma vi chiedo anche, ma non è la fine inevitabile di una dittatura? Certo. Perché noi abbiamo visto nel certo. corso dei decenni sì, successivi, certo. Perché non giustifica, non voglio essere è chiaro. Però abbiamo visto la fine di Ceausescu, abbiamo visto certo. Saddam Hussein, abbiamo visto Gheddafi, certo. Insomma, abbiamo visto di dittature. Allora, perché viviamo in un paese con un certo tipo di morale, non riusciamo certo. a ingoiare questo rospo di Piazzale Loreto, e purtroppo ogni tanto viene evocato da una parte e dall'altra anche in maniera insana, perché tutto sommato certo. forse bisognerebbe avere, ecco, quella sarebbe la vera pietà, stendere un velo pietoso su quello che accade a Piazzale Loreto. Ma è possibile che ci portiamo dietro ancora questo peso nella coscienza nazionale? Chiedo a voi in chiusura, perché è un argomento che è ancora attuale. No, attualissimo. Io rispondo prima di Mirella e poi lascio a lei la chiusa, perché le compete da tutti i punti di vista. No, è una domanda molto appropriata e molto comune. Noi registriamo a distanza di 80 anni, come dire, gli echi di quella truculenza. A parte che sono usciti una miriade di libri, alcuni migliori, altri diciamo così meno attendibili dal punto di vista storico, storiografico e documentare, sulle dinamiche di Piazzale Loreto, che furono comunque relativamente facili da ricostruire. Cioè la stessa esposizione dei corpi al pubblico ludibrio nasceva dal fatto che si doveva sottrarre i corpi dallo scempio fisico che venivano fatti, che veniva fatto nel momento in cui i corpi si trovavano a terra. Tant'è certo. vero, perché cioè, fu una scelta, sembra un paradosso detto così, ma fu una scelta diciamo di estrema pietà residua davanti diciamo al fatto che una grande folla si era raccolta lì a Piazzale Loreto, dove un anno prima, il 10 di agosto, sono stati ferocemente fucilati partigiani e anche ostaggi da parte delle brigate nere e dei fascisti, e quindi in qualche modo avevano esercitato una sorta di rivalsa, chiamiamola così, posticipata. Ma qui il vero passaggio non è tanto e solo la dinamica materiale dei fatti, che pure ha la sua importanza, per cui appunto, ripeto, il paradosso è che innalzare quei corpi serviva per evitare che continuasse lo scempio fisico, perché i corpi venivano pestati continuamente. Tant'è vero che il fatto che fossero poi deformati, così come poi risultò dall'autopsia che fu fatta su di essi, Mussolini, Petacci e gli altri gerarchi, non dipendeva dal fatto che fossero stati esposti,
esposti, ma la pendeva dal fatto che fossero rimasti a terra a contatto con i piedi delle persone presenti che li stavano pestando. Per farvi capire che la violenza, come dire, deturpante esercitata su delle salme, su dei corpi, non era esercitata in questo caso dai partigiani, ma era esercitata da una folla in qualche misura quasi, permettetemi il termine, festante. E qui veniamo alla domanda legittima di Ruben. Sì, quando un regime si presenta come, tra le altre cose, l'esaltazione, oltre che di un sistema di clientele, oltre che di un sistema di mobilità sociale, oltre che di un sistema di organizzazione collettiva, anche come valorizzazione del ritorno agli istinti belluini, il vero uomo è quello che fa la guerra, è quello che fa la violenza, le donne in questo contesto, al netto delle donne di regime, sono semplicemente delle riproduttrici e null'altro. Quando questi regimi decadono, e decadono violentemente, non perché si spengono nel corso del tempo, ma perché intervengono fattori esterni, a partire dall'evento bellico che loro stessi in qualche modo innescano e di cui poi ne pagano le conseguenze più gravi. Quando questi regimi decadono, non è infrequente che i personaggi che più e meglio si sono identificati con questi regimi vengano sacrificati letteralmente, passatemi ancora una volta in un termine, in un'espressione, come dire, impegnativa, ma penso che tutti possano cogliere, una sorta di brutale evento di transizione da ciò che era a ciò che potrà essere. Da ciò che era stato, Gheddafi, Saddam Hussein, la loro organizzazione e anche altri, la loro organizzazione brutale, a ciò che verrà, che sarà qualcosa che comunque inevitabilmente passa attraverso la visibilità del corpo del dittatore e dei suoi uomini e delle sue donne esposte al pubblico ludibrio. Non sto dicendo che va bene così, non stiamo dando un giudizio morale, stiamo cercando di capire quali sono le meccaniche che si innescano dopo anni di guerra, dopo anni di dilacerazione della guerra, della società civile, dopo anni di guerre civili in Italia come in altri paesi, dove questi dittatori molto spesso vivono mettendo maggioranze contro minoranze, sacrificando le minoranze medesime. La vicenda del 38 in Italia si scrive anche in questa logica brutale. Riorganizzo la maggioranza degli italiani sacrificando una minoranza agli italiani che dichiaro di non essere più tali, in buona sostanza, dove per l'appunto questo tipo di organizzazione collettiva si basa sulla sopraffazione. Ripeto, per essere chiaro, al di là di qualsiasi dubbio, non si tratta di giudicare una volta per sempre giusto o sbagliato. Poi, a distanza di 80 anni, possono entrare in gioco una molteplicità di perplessità, di scetticità, che peraltro già all'epoca furono anche espresse anche dai protagonisti della lotta partigiana rispetto a quell'evento in quanto tale. Però ricordatevi che nel primo caso il consenso al regime, come nel secondo caso il rifiuto di ciò che residuava del regime, a essere in gioco erano soprattutto non le minoranze militanti, non i gruppi coscienti che svolsero il loro ruolo, ma lo svolsero senza bisogno di ricorrere a nessuna violenza, come dire, ingiustificata, furono soprattutto poi in questi casi qua, come dire, maggioranze in tripudio, che vivevano quella roba lì come una sorta di festa di liberazione. Unito, certo, bisogna tornare, unito. E chiudo completamente, bisogna tornare alla Milano, come, non so, essendo io di Torino, alla Torino di quei giorni lì. Beh, c'è anche l'omicidio del direttore di Regina Coeli, ti ricordo? Quello ancora più truculento, per la brutalità proprio gratuita, cioè Carretta, voglio dire, perché, si chiama. Di Carretta, perché poi l'inseguimento, il fatto che viene buttato in Tevere, il fatto che mentre cerca di venire su viene tenuto giù con i remi di una barca. E lì poi abbiamo a che fare con una figura prevalentemente, ancorché non esclusivamente, amministrativa più che politica, perché è chiaro che Mussolini e i suoi gerarchi avevano un ruolo a quel punto ingiustificato, ingiustificabile. Su Carretta si possono aprire tutta una serie, invece si potevano aprire perché era in corso un giudizio penale, tutta una serie di valutazioni, e quantomeno se si fosse arrivati alla condanna a morte, la condanna a morte sarebbe stata eseguita secondo quello che erano i criteri comunque di una residua umanità. Lì c'è però la richiesta da parte della collettività di sacrificare, scusatemi il termine, il maiale.
più poco. Sì, però in realtà c'è anche un altro elemento che vorrei aggiungere che mi sembra molto interessante. Tutti poi dopo questa fine hanno chiesto, come dire, hanno deprecato questa barbara, questo sfregio dei corpi, e naturalmente anch'io ho scritto che c'era bisogno di una Norimberga, sia per Claretta e anche per lo stesso Benito Mussolini, e che quindi però noi in Italia forse non avevamo la sicurezza poi di come si sarebbe svolta questa Norimberga. Questo corpo sfregiato in un certo senso ha favorito, secondo me, una vulgata molto propizia, diciamo, a raccontare in maniera positiva la figura di Mussolini e del fascismo, perché Claretta col suo corpo straziato, tra l'altro vi ricordo che era anche senza indumenti intimi, sì, ma questo secondo me per una coincidenza non ha avuto nessuna violenza e nessuno stupro, ma questo era ancora un sovrappiù di esposizione. E questo corpo straziato di Claretta, in effetti, nella storia, in quella, diciamo, in quella vicenda mitopoietica di cui appunto parlava Claudio, questo corpo straziato diventa il volto offeso e umiliato del fascismo e di Benito Mussolini. Cioè, come dire, vedete, Mussolini sì, è stato un violento, però anche i partigiani, anche, diciamo, l'antifascismo ha compiuto la sua violenza. Quindi in un certo senso il corpo di Claretta ha portato molta acqua alle ragioni del fascismo, e tuttora, quando dico, se non leggono il libro la gente non lo sa, tuttora le porta alla causa del fascismo. Cioè, a fianco di Mussolini c'è stata una donna buona, una donna che si è sacrificata per amore, e poi bisognerebbe vedere anche gli uomini che si amano, come dire, andrebbero valutati. Quello era un dittatore, un feroce torturatore e un assassino, quindi insomma non mi sembra un merito. Chiudiamo la parentesi. Ecco, Claretta viene vista così, ma viene vista come una donna capace di sacrificio. Io ho detto che dal punto di vista delle donne il valore di una donna non va considerato dal punto di vista del sacrificio che una donna fa per un uomo, ma magari dal sacrificio donna compie per delle persone disagiate, per il suo lavoro e così via, non certo per un uomo che peraltro non lo meritava. Ecco, detto questo libro secondo me riscatta anche un po' l'immagine femminile, perché non si può giudicare una donna positivamente in base al suo sacrificio. E quindi con questo grazie Mirella. Fa molto piacere, ringrazio Miriam, ringrazio Ruth che ci ha lasciato, ringrazio Ruben Della Rocca e ringrazio, grazie soprattutto a Claudio di aver letto con tanta attenzione, e anche Ruben e Miriam il mio libro. Grazie. Siamo noi che ringraziamo voi, il libro è questo, è alla libreria ebraica Kiryat Sefer, a via Elioto Af, è disponibile lì, andatelo a comprare perché è un gran bel libro, e quindi adesso l'estate poi è una stagione ancora più propizia per leggere, ci si riposa un pochino e sarà una lettura molto molto interessante. Grazie Mirella, grazie Claudio, grazie a tutti. Grazie a voi, grazie Ruben, grazie a tutti. Grazie. Mi unisco anch'io ai saluti e ringraziamenti a tutti, ringrazio anche gli ascoltatori, a cui consiglio veramente di leggere questo bellissimo libro, perché è un saggio di storia, ma scritto in maniera così brillante da sembrare un romanzo. Come vi ha detto Ruben, lo potete trovare alla libreria Kiryat Sefer a prezzo scontato. Grazie ancora a tutti, veramente, per i tantissimi spunti che ci avete fornito. Grazie. Buona serata a tutti. Buona serata a voi. Buonasera. Buona serata.